qua. Sono coca per Margherita. Voilà. Ecco te, caro. Speriamo che il melone sia buono. Vabbè. Vabbè. Ciao. Dammi bene. Dammi bene anche te. Ciao, un po'. Vai bene col collo. Col collo, va bene. Togliti. Ciao, Costantino. Ciao, è chiaro, eh. Allora, ti ho preso anche la coca. Sì, Gigi, doveva prendere anche per te una coca. Ma sì, dai, aspetta, aspettiamo. Allora, quanto la pagavi la coca? Non mi ricordo. Cioè, 1,59. 1,60, 2,60. E non mi ha dato le fiole. Ma niente, dai. Va bene, che mangi solo questo. Ti è passato il nervoso. Sì. Ti passo o no? A me? Ma non che sono nervosa, sono arrabbiata. La malattia la sai qual è? Sì, ti rubo, ti faccio, ti rimango. Ma lo dice tutto. Perché a me cosa mi dici? Che gli rubo i mobili, che gli rubo il quadro, che gli rubo le mutande, allora qualcosa devo fare. Ma devi piangere, ogni giorno devi piangere. Io ho sempre avuto paura di diventare anziana e adesso la vecchiaia non è più così lontana. Sono solo e non vorrei pesare sui miei parenti e la storia di Giacinta, state bene attenti. Sì, sono sola ma bene accompagnata, ho tutti i miei amici con cui passo la giornata. Hanno cose da esprimere, tante cose dentro, tutti i giorni ci incontriamo qua all'oasi centro. Io sono Angelo e vengo dalla Valtellina, confermo ciò che ha detto la mia vicina. D'acqua calda con essenza, poi via le attività, costruzione e disegno, c'è Anna che ci aiuta a sviluppare l'ingegno, Adelaide, i muscoli, ci fa attivare, ridi con il canto, lo spirito ristorare, esercitare la memoria, non ci fa affatto male, a quello ci pensa Debora con l'H finale. Io sono Angelo e vengo da Teglio, confermo tutto quello che ha raccontato Aurelio. A me piace questa scuola, non si legge, non si scrive, non ci son pagelle, le maestre son comprensive. Io invece cerco sempre una porta per uscire, ma non dirlo in giro, non farti sentire. Io sono Angelo, vengo dalla Lombardia, confermo quanto detto da Zoe e da Maria. Mi piace stare in compagnia, perché a casa adesso, una volta quando si era più giovani si andava un po' dappertutto, si andava fuori, si andava al mercato, adesso le gambe non permettono più di muoversi tanto. E allora qui io mi passo la giornata, poi vado a casa e a
casa c'è ancora da fare. Ma mi piace perché ci siamo in tanti, siamo... Insomma, mi piace molto venire qua. Per tante cose, perché a casa sono sempre... I miei non ci sono quasi mai e sono sempre sole. Qui invece almeno c'è la compagnia. Non mi vergogno a dire, non veniamo a... per un piatto di pasta, che a questi tempi non manca niente a nessuno, ma per stare in compagnia, capisci? Per stare in compagnia. E stiamo in compagnia e passa la giornata più a stare come un mi da soli a casa. Si muore prima del tempo, capisci? E allora qua ci facete vivere un po' gioia. Quello, come la capisco io, è così. Ma a casa, vedi, quando andiamo di qua, se viene mio figlio, anche lui lavora, ci viene a prendere, ci porta a casa, o sta con noi, è diverso. Ma quando siamo da sole, ne parla lui, ne parlo io, gli dobbiamo dire. E la testa si impazzisce di più, ha capito? Ti parlo come una figlia, tu mi devi perdonare, gioia mia. Eppure così la vedo. Casa chiude? Chiudo, diciamo che due secondi che mi tiene stato raccontato, per le vagliano, ho dovuto tribulare che c'è una forza. E qui sono tornato con la bocca aperta, sono riuscito a togliere. Sì, sì, ma oggi appunto due o tre volte almeno era già fuori praticamente, abbiamo dovuto farla girare e tornare indietro. Poi l'hanno trovata che aveva preso i gessi, voleva mangiare i gessi, quindi. Però la immaginiamo, povero. Buongiorno. Ecco il momento più desiderato.